Ma credo che non ci siano cose particolari a cui dobbiamo rinunciare. La cosa principale da fare è quella di cercare di sprecare il meno possibile, un po' trasversalmente, quindi senza arrivare a gruppi merceologici particolari. E soprattutto, secondo me, i deperibili sono quelli che si prestano di più a cercare di ridurre lo spreco, perché un deperibile tenuto in frigorifero comunque ha una vita di pochi giorni, non è che ha una vita illimitata, quindi se lo gestisco bene lo consumo ancora quando è buono, se lo gestisco male, anche se lo tengo in frigorifero, comunque poi alla fine è da buttare. Quindi secondo me c'è un po' questo aspetto. Un settore merceologico che risente particolarmente, credo, in questo momento di questa situazione di criticità, credo che sia quello delle carni, perché tolto forse il settore del pollame, che è un prodotto piuttosto, complessivamente piuttosto economico, le altre carni soffrono di calo di consumi perché la gente ritiene che le carni siano un prodotto caro dal punto di vista del costo unitario, diciamo del prezzo al chilo. In realtà, secondo me, le carni sono più care di alcuni prodotti, ma molte meno care di altri prodotti elaborati o confezionati che acquistiamo. In alcuni casi sicuramente la necessità è il fattore principale che spinge a ridurre o a cambiare il tipo di consumo. In altri casi c'è anche una consapevolezza, specialmente da parte delle persone più sensibili, delle persone che magari sono inseriti in circuiti un po' informativi e culturali diversi, anche tramite internet, quindi sono più sensibili nel complesso. Secondo me i due fattori vanno di pari passo. Per una serie di persone meno sensibili, la necessità economica, quindi la perdita del lavoro, la cassa integrazione, alcune difficoltà generali della società, aiutano ad andare in questa direzione. Poi che sia bello o meno bello, non lo so, però questa è la forza che spinge.